E benvenuti alla nostra passeggiata di mercoledì 11 2020. Sono fuori per lavoro, ricordatevelo, restiamo a casa. Secondo lei questo isolamento che stiamo vivendo lascerà dei segni? Molto probabilmente sì. L'isolamento lascerà dei segni non solo nelle persone che sono direttamente coinvolte e che quindi hanno il coronavirus, oppure che hanno dei parenti, oppure che hanno dovuto vivere delle quarantene improvvise. Per fortuna, ragazzi, non esiste soltanto, scusate ma ho appena corso, non esiste solo lo stress post-traumatico, ma esiste anche la crescita post-traumatica. Sono convinto che una parte di noi, invece di diventare più debole dopo questo periodo, avrà imparato moltissime cose sull'igiene, l'importanza della scienza, della ricerca, l'importanza di dare, diciamo così, maggiore gentilezza agli operatori sanitari, medici, infermieri, eccetera, eccetera. Crisi del sonno e allucinazioni. Quando è necessario fare un controllo? Beh, è necessario quando queste paralisi ti impediscono di dormire regolarmente, quando ti producono dell'insonnia. A quel punto è necessario farlo, altrimenti se ti capita ogni tanto assolutamente no, è una cosa. Sto facendo riferimento a delle allucinazioni che possiamo avere durante la paralisi del sonno. Se hai allucinazioni durante la giornata, chiaro, devi farti controllare subito. Difficile trovare lavoro per uno psicologo con specializzazione in neuropsicologia? Sai che non lo so, non ne ho la più pallida idea. La neuropsicologia sicuramente sarà sempre più utile, soprattutto l'aspetto neuroscientifico della neuropsicologia, quindi tutte le applicazioni che piano piano stanno mettendo insieme tecnologia e scienza. Ascolta la puntata sul neuromarketing che trovi su Psi nell'intervista per avere un'idea di come questa cosa qua può essere anche al di fuori dell'aspetto clinico. È chiaro che se vai a lavorare in una struttura pubblica starai sotto il neurologo, eccetera, e dovrai sottostare a tutte quelle regolamentazioni difficilissime per entrare in quei circoli. Allo stesso tempo, quello che posso dirti è che la neuropsicologia non è necessariamente un aspetto che si limita alla riabilitazione neurologica, può anche avere degli effetti in altri ambiti, come ad esempio, non lo so, lo studio dei social sul cervello, eccetera, eccetera. Mi affascina, però non è che la riesca a capire tanto bene. Riflessi psicologici coronavirus nelle relazioni amorose vecchie e nuove, tipo io mi avvicino alla mia ex, coronavirus. Scherzi, sicuramente questo coronavirus ha degli effetti sulle relazioni, soprattutto su quelle persone che non si possono vedere, però grazie a Dio abbiamo questi mezzi. Se venite sul mio blog e cercate relazioni virtuali o qualcosa del genere, troverete degli articoli scientifici che vi dimostrano che vederci in questo modo ha molto a che fare con il vederci anche dal vivo. Non ci sono enormi differenze per il nostro cervello. Questo significa che potete organizzarvi, tra virgolette, in qualche modo per mantenere queste relazioni, magari facendo degli streaming come quello che sto facendo io con le persone che amate. Io lo faccio con le persone che amo e che sono distanti. E che dire, spero che apprezziate che non sto riempiendo il feed di coronavirus tag, perché non mi va di, capite, mi va di dare la mia mano, ma allo stesso tempo non mi va assolutamente di vedermi come una persona che sta approfittando della situazione, anche che noi psicologi ci occupiamo di disagio, pertanto lo trovo completamente naturale che i miei colleghi in questo periodo parlino un po' di più, anche perché hanno sicuramente più autorevolezza di molte altre persone che parlano di questo tema, non solo perché chi fa il mio mestiere ha studiato un po' la biologia e cose del genere, ma perché tutti i giorni si ritrova a dover interfacciarsi con le paure, i timori delle persone anche quando non c'è il coronavirus in giro. A convincere qualcuno a meditare, non puoi convincerlo, puoi soltanto dargli l'esempio dimostrandogli quanto stai bene tu dopo che hai scaricato la mia app. Se gli altri si dimenticano di me, questo mi sembra una richiesta d'aiuto di un bambino che urla aiuto, aiuto, non dimenticatemi di me. Compra Alla ricerca delle coccole perdute di Giulio Cesare Giacobbe. Facciamo crescita relazionale se ci pongono continuamente limiti sulle relazioni, caro amico mio. Purtroppo in questo periodo dobbiamo limitarle e possiamo usare internet per farlo, come dicevo nelle storie precedenti. O di fulmine, esiste oppure no? Se non sbaglio, qualche anno fa avevo fatto un post perché un articolo aveva dimostrato che il colpo di fulmine non esiste. Di leggerlo vai su psinel.com e cerca colpo di fulmine nel motore di ricerca, oppure vai su Google e scrivi colpo di fulmine psinel
e troverai sicuramente l'articolo. Attenzione però, perché il fatto che ci sia un articolo sul mio sito o il fatto che ci sia una ricerca scientifica in merito non significa che sia vero, cioè non significa che sia vero al 100%. A tutti è capitato di vedere una persona e boom, e dire: cavolo, quella è la donna della mia vita. Poi magari ci parli e cambiano le cose. Per un po' la situazione, direi che il colpo di fulmine potrebbe esistere, anzi esiste che ti guardi intorno, parli con una persona e pensi: wow, ma questa come mi capisce, ma che bello, eccetera. Però sicuramente non si può parlare di amore, cioè nel senso che l'amore è qualcosa che si costruisce nel tempo, con l'impegno, eccetera. Per cui anche se tu stai 5 minuti con una persona e ti innamori, prendi la fatidica, la fantomatica cotta, questo non significa che quella sia la persona della tua vita. Ci devi vivere insieme per un tot di anni per capire se è davvero la persona giusta. E l'ottimismo, il libro di Martin Seligman, contiene consigli pratici per essere positivi? Assolutamente sì. È un po' palloso, ma... se vieni su Psinel e cerchi ottimismo e anche Martin Seligman, potrai trovare non solo la sua teoria principale, che è quella dello stile esplicativo, che la teoria delle 3P di Martin Seligman, che appunto descrive l'ottimismo, ma trovi anche il suo modello più recente, che si chiama PERMA Model. Puoi cercare direttamente PERMA, scritto così, P-E-R-M-A, PERMA Model, sul mio sito. Lo stile esplicativo lo conosciamo bene, ci ho fatto la tesi di specializzazione, dove ho unito insieme il questionario dello stile esplicativo, che è quello che trovi nel libro Imparare l'ottimismo, con la psicoterapia ericksoniana. Molto bella, magari un giorno ci farò un post. Molto complessa ma anche molto interessante. È giusto mettere in piazza le proprie esperienze negative se possono aiutare gli altri? Sì, ma solo se gli altri te lo chiedono. Visto diverse volte, l'aiuto non richiesto può fare più danni che altro. In altre parole, se un mio amico ha, non so, mal di denti e gli dico: ma dai, vai dal dentista, perché guarda che stupido che sei, vai dal dentista, scusa, c'hai mal di denti. E l'autostima delle persone. Per cui parliamo dei nostri problemi, diamo aiuto solo quando le persone ce lo chiedono. E se hai la tendenza, la sensazione che parlare del tuo problema potrà aiutarlo, sappi che non è vero. Parlare del tuo problema è chiaro che sarebbe la cosa più giusta da fare, ma quando tu glielo dici in questo modo, gli stai dicendo: sei un minchione, dovresti andare dal dentista. E per quanto riguarda la nostra brava e cara psicologia, non è un messaggio edificante, anzi è un messaggio che distrugge, potrebbe affossarlo. Per cui, se non è richiesto, paziente. Come prepararsi a ogni seduta di psicoterapia per renderla più utile? Non ti ho già risposto? Ho già dato una risposta del genere. Vabbè, ci proviamo lo stesso. Non andate a correre, ragazzi, qua è pieno di gente che va a correre. Breve parentesi, ma io adesso che appunto sono dovuto andare a fare una cosa, una commissione, ho mangiato insieme a mia moglie, abbiamo fatto un piccolo lavoro, sto tornando a casa, ho incrociato 20-30 persone nel giro di 2,5 km che fanno jogging. Allenatevi a casa. Scusate. Vediamo un po' adesso come prepararsi alla psicoterapia. La prima cosa da fare è affidarsi al terapeuta. Per cui, se ti ha dato dei compiti, falli. Ti ha detto di scrivere un diario, scrivi il diario. Ti ha detto di fare delle cose strane, fai quelle cose strane. Poi, questa è la prima cosa. Seconda cosa, cercare di assicurarsi di avere un buon rapporto con il terapeuta. Vuol dire che se per caso ti sta sul cazzo, glielo devi dire. Gli devi dire: guarda che quella cosa che mi hai detto l'altro giorno al paziente. Ci sono delle tecniche paradossali, ci sono delle tecniche provocative, ma non c'è scritto da nessuna parte che ci deve essere un clima di conflittualità, tra virgolette. Per cui, torniamo alla nostra psicoterapia. Devi andare d'accordo col tuo terapeuta e devi potergli esprimere tutto ciò che ti passa per la testa. Se noti che non c'è questa possibilità, cambi terapeuta. Oppure ne parli direttamente con lui. Questi sono i consigli più importanti. Mantenere buona la relazione. Davanti a me, domanda molto difficile. Avere tante cose da fare ma non sapere cosa scegliere. Qualcosa scegliere, perché ti piace tutto o non ti piace. Come fare? Non c'è una risposta adeguata. Devi provare. Vediamo. I miei colleghi scienziati cognitivi, in particolare proposti da Steven Pinker, hanno scoperto in questi anni che più scelte abbiamo a disposizione, più difficilmente
più difficile è la nostra scelta. Non solo, più scelte abbiamo a disposizione, meno creativi siamo. Cosa vuol dire? Hanno fatto degli esperimenti, hanno dato dei bambini 150 colori per fare un disegno, ad altri li hanno dati 4, e quelli più creativi sono stati i bambini che avevano 4 colori a disposizione e non 150. Per cui da questo studio potremmo benissimo immaginare che la prima cosa che devi fare è ridurre le possibilità di scelta. Per cui cosa devi fare? Carta e penna, riduci le possibilità di scelta. Una volta che sei riuscito a ridurle almeno a 3 o 4, da lì inizia a sperimentarle. Vai, fai un mese di quella cosa lì, un mese di quell'altra cosa là, un mese di quell'altra cosa là e vedi se ti piacciono. Li assaggi tutte. Grazie per essere rimasti con me in mia compagnia. Sono fuori da troppo tempo, adesso torno a casa, perché io sto a casa. Credo che sia davvero importante tutto questo. Ne parleremo tantissimo nella live di domani mattina. Sì ragazzi, parleremo anche di queste cose qui. È inutile far finta di niente, l'argomento sulla bocca di tutti. Ne parleremo da un punto di vista scientifico, parleremo ancora di queste tematiche. Quindi domani mattina, se volete che io risponda a tutte le vostre domande, venite, c'è la live, inizia alle 10:15 qui su Instagram e finisce su Spreaker. Sarà una live un po' video e un po' audio. Nel frattempo vi invito a mettere mi piace al post che sta a uscire tra poco, avete capito, non è italiano ma avete capito, e insomma ci vediamo domani mattina. Lasciatemi un feedback qui. Feedback.